Il futuro passa attraverso una ridistribuzione del lavoro, della ricchezza, del sapere, del potere, delle opportunità, delle tutele e attraverso la possibilità anche per chi non lavora, nelle fasi in cui non lavora, di percepire un reddito di cittadinanza. Eia! La nostra evoluzione sociale ha attraversato tre fasi molto diverse l'una dall'altra. Una lunghissima, dalla Mesopotamia fino alla metà del 700, del 1700 d.C., dominata praticamente dal modo di produzione agricolo e artigianale. È stata una lunga fase in cui però non c'è stato grande sviluppo tecnologico. Pensate, se ad esempio Hammurabi, Giulio Cesare, Napoleone, a tanti secoli di distanza l'uno dall'altro, avessero voluto coprire il tratto Roma-Parigi, avrebbero impiegato lo stesso tempo, perché la tecnologia non ha avuto grande sviluppo. Poi, alla fine del Settecento, c'è stata una grande rivoluzione dovuta proprio allo sviluppo tecnologico, l'invenzione, lo sfruttamento dell'energia a vapore, poi subito dopo quella dell'energia elettrica e poi i soldi e le ricchezze, le materie prime che arrivavano dal terzo mondo e poi idee nuove portate avanti dai filosofi illuministi. L'insieme di tutto questo creò una grande rivoluzione che noi oggi chiamiamo rivoluzione industriale. In che cosa si distingueva la società industriale che poi è durata dalla metà del Settecento alla metà del Novecento, in che cosa si distingueva dalla società preindustriale? Per il fatto che al centro del sistema non c'era più la produzione agricola, si continuavano a consumare prodotti agricoli, anzi se ne producevano molto di più, però con meno contadini che erano sostituiti dai trattori automatici, dai concimi chimici. La nuova società invece aveva al suo centro la produzione in grandi serie di beni materiali. Beni materiali sono i frigoriferi, i televisori, le automobili, tutto l'apparato ferroviario e così di seguito. Questa seconda società invece è vissuta sulla base di principi completamente diversi. La specializzazione spinta, la gerarchia nei luoghi di lavoro, la creazione di grandi fabbriche, la creazione di grandi città. Pensate che New York nel 1801 aveva 70.000 abitanti, nel 1901 aveva 7 milioni di abitanti e questo è avvenuto anche a Parigi, a Londra, in tutte le grandi città. E poi il consumismo, produrre molto per consumare molto in modo che si potesse produrre sempre di più. Ma anche questa seconda tipologia di società, dal suo stesso interno, dal suo stesso seno, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha partorito una terza ondata, una terza fase, che io per comodità chiamo società post-industriale. Società post-industriale che significa? Significa qualcosa che continua a consumare molti beni agricoli, facendoli produrre in gran parte da sistemi automatici. Continua a consumare anche ancora di più prodotti industriali, automobili, frigoriferi e così di seguito. Però il suo epicentro non è più la produzione di beni materiali, ma la produzione di beni immateriali. Cosa sono i beni immateriali? Sono i servizi, sono le informazioni, sono i simboli, sono i valori, sono l'estetica. Ora, parallelamente a questa grande triplice trasformazione, anche il lavoro si è trasformato. Per lunghi secoli è stato prevalentemente un lavoro fisico. Nella metà dell'Ottocento, quando Marx scrive Il Capitale, la città più avanzata del mondo, la più industrializzata, è Manchester. Ebbene, a Manchester 94 lavoratori su 100 sono operai, solo 6 sono impiegati o dirigenti o imprenditori. La evoluzione c'è stata successivamente ha portato ad avere bisogno sempre meno di operai sostituiti con sistemi meccanici, sempre meno di impiegati sostituiti con gli elaboratori elettronici e sempre più invece creativi. Quindi allo stato attuale noi abbiamo non più il lavoro
dove per il lavoro si intendeva il lavoro operaio, prevalentemente metalmeccanico, ma abbiamo i lavori. C'è un lavoro di tipo fisico, che è quello appunto dell'operaio, c'è un lavoro di tipo intellettuale ma ripetitivo, proprio come se fosse una catena di montaggio, in effetti è la catena burocratica, quella dell'impiegato, e poi c'è il lavoro creativo vero e proprio. La situazione oggi è un terzo, un terzo e un terzo, cioè un terzo di lavoro operaio, un terzo di lavoro impiegatizio, un terzo di lavoro creativo. Però le leggi hanno tutte come punto di riferimento ancora l'operaio metalmeccanico, per cui alla fine poi non ci si ritrova coi conti. Per esempio, che un minatore, un giornalista, un professore di università, un artista, un poeta vadano in pensione tutti allo stesso tempo, allo stesso anno, alla stessa data, beh, questo capiamo subito che è un'ingiustizia, perché alcuni lavori sono usuranti, altri no. Alcuni lavori è bene non farli dopo una certa età e altri invece è necessario. Come evolverà tutto questo? Ma l'evoluzione principale, quella che costituirà il problema grande dei prossimi decenni, è che noi avremo sempre meno bisogno di lavoro umano per produrre sempre più beni e sempre più servizi. Ora, questa è una bellissima notizia. Da sempre abbiamo sognato di avere beni e servizi senza fatica. Questo ora è possibile. Però come lo si risolve il problema poi della distribuzione del lavoro? In effetti, mentre il comunismo sapeva distribuire i beni ma non li sapeva produrre, noi sappiamo produrre i beni ma non li sappiamo distribuire. E uno di questi è proprio il lavoro. Per cui il padre lavora 10 ore al giorno e il figlio è completamente disoccupato. Come si capisce, il futuro passa attraverso una ridistribuzione del lavoro, della ricchezza, del sapere, del potere, delle opportunità, delle tutele e attraverso la possibilità anche per chi non lavora, nelle fasi in cui non lavora, di percepire un reddito di cittadinanza.